Ecco, si è concluso da pochi minuti il convegno promosso da Federmanager e dall'Ordine degli Ingegneri di Ravenna, dedicato allo scalo marittimo e soprattutto agli importanti investimenti che caratterizzeranno lo sviluppo del progetto hub portuale. E abbiamo con noi il direttore asset e sviluppo del gruppo Sapir, Davide Serrao, col quale ci intratterremo su due tematiche. Una, quelle delle aree portuali, la seconda, quella degli investimenti programmati dal gruppo. La prima domanda riguarda le aree retroportuali di cui è dotato il porto di Ravenna, probabilmente un gruzzoletto fondamentale per fare passi avanti anche dal punto di vista della competizione con gli altri scali marittimi italiani che non godono di questa opportunità. Condivide questa visione? Sì, il progetto hub portuale, tanto atteso nel porto di Ravenna, ha una serie di lavorazioni. Quindi, come sappiamo, l'escavo del canale Candiano fino a una profondità di meno 12,50. Poi la realizzazione della nuova banchina del terminal container e la ristrutturazione di una serie di banchine, soprattutto al lato sinistro del canale. E poi ha una quantità di aree di espansione, quindi sulla terraferma, che sono nella maggior parte pubbliche, perché sono proprio di proprietà dell'autorità portuale e quindi poi verranno date in concessione attraverso gare. Ma ci sono anche una serie di aree private, tra cui Sapir, diciamo, alla quantità maggiore, che saranno proprio aree che seguiranno l'escavo del canale. Perché? Perché saranno riempite proprio quei fanghi di dragaggio del canale stesso. E dopo il riempimento si potrà poi dare seguito alle urbanizzazioni. Urbanizzazioni che seguiranno soprattutto l'aumento che ci attendiamo del traffico navale. Quindi più navi significa anche più aree di stoccaggio da mettere a disposizione. Con più di 200 ettari di aree nuove di espansione, ci aspettiamo uno sviluppo che seguirà proprio questo sviluppo del traffico, no? Come abbiamo visto, con navi sempre più grandi che hanno quindi maggiore capacità di stoccaggio e quindi esigenze maggiori di aree. In questo caso abbiamo un po' due piani, avremo poi tempi diversi perché chiaramente le aree pubbliche dovranno essere messe a gara, quindi ci vorrà anche un po' più di tempo. Invece le aree private potranno essere, una volta riempite, immediatamente disponibili per le urbanizzazioni. Bene. La seconda domanda, in questo contesto quindi particolarmente favorevole per la crescita del porto di Ravenna, il gruppo Sapir ha già attivato i contatti anche sul piano delle partnership, sul piano commerciale, per avviare alcune attività. Durante il convegno lei ha mostrato alcune slide dove si vedono, ad esempio, dove si vede ad esempio l'ipotesi del terminal per l'automotive, soprattutto per quanto riguarda i collegamenti con la Turchia, se non mi sbaglio, ma ha parlato anche di contatti avviati per un altro investimento sul fronte della logistica in un'area che, se non sbaglio, è tra San Vitale e il TCR. Cioè, siete oltre alla, diciamo così, alla teoria scritta nei progetti, comincia a esserci anche della concretezza, diciamo così, commerciale. Sì, perché diciamo le aree sono di proprietà Sapir, quindi gestite direttamente da noi. E queste aree che sono Trattaroli, Logistica 1 e l'ampliamento del San Vitale, proprio come diceva, sono aree in cui ci siamo già mossi tanti anni fa. Diciamo che la prima domanda di richiesta di autorizzazione urbanistica risale ormai al 2015. Quindi abbiamo terminato tutto l'iter di approvazione urbanistica, che è stato un iter molto complesso, che ha generato tante conferenze e servizi, problematiche su anche i fanghi, no? Quindi molta attenzione anche all'ambiente. Ecco, abbiamo terminato, diciamo, questa fase autorizzativa e da un paio d'anni a questa parte stiamo sondando il mercato proprio per trovare delle partnership di sviluppo, perché avendo 85 ettari a disposizione, no, come aree di espansione, al di là di una parte che diciamo è collegata all'hub ed è il nuovo terminal container, che
che però stiamo parlando sempre di un orizzonte di 10 anni. Invece quello che stiamo facendo adesso è cercare dei partner per il breve, quindi 3-5 anni, in modo tale da iniziare lo sviluppo anche della parte logistica e quindi diversificare anche un po', no, il mercato classico portuale delle merci varie, piuttosto che di ferrosi, piuttosto che degli inerti. Stiamo cercando proprio di sviluppare cubature, quindi capannoni, proprio di stoccaggio e logistica, logistica intermodale, questo è importante perché la preziosità delle aree che abbiamo è che sono collegate sia alla ferrovia che alla strada, che quindi anche alle banchine naturalmente. E quindi abbiamo tutti e tre i sistemi di trasporto che possono funzionare in import e export a seconda della tipologia poi di traffico che riusciremo a generare. E stiamo ricevendo una serie di manifestazioni di interesse. Questo è il primo atto proprio per, diciamo, cominciare a collaborare con alcuni partner. Sono interessati partner legati a Fedetrasporti, legati all'automotive, legati anche al terminal traghetti. Stiamo ragionando anche con l'autorità portuale su questo. Terminal container e le fasi che sono tra l'arrivo, ad esempio, dei container e la spedizione, perché i container contengono, no, proprio determinata merce che deve essere stoccata, suddivisa e poi deve andare nelle direzioni più varie. E quindi proprio la logistica, no, lo sviluppo delle aree logistiche serve proprio a questo, dare dei contenitori per supportare sia il traffico in import e in export delle merci, merci anche più preziose, no, delle semplici merci varie. E quindi arricchiremmo il porto. Questo è un po' il ragionamento che stiamo facendo. Naturalmente per i partner privati ci vogliono tempi precisi, no? Quindi certi, e il fatto di avere già le autorizzazioni urbanistiche e anche i permessi di costruire ci permette di dare sicuramente dei tempi certi per lo sviluppo. Ecco, aggiungo solo una cosa dal punto di vista del supporto del pubblico, no? Parlando di intermodalità, parliamo di sistemi di trasporto. Ci aspettiamo, naturalmente, lo abbiamo visto anche all'interno del convegno, che l'ambito ferroviario, quindi RFI, faccia la sua parte, autorità portuale faccia la sua parte e anche il sistema stradale poi migliori, perché naturalmente crescendo il traffico abbiamo bisogno di strutture viarie e ferroviarie più performanti. Ecco, questo è un po' quello che noi ci aspettiamo dal futuro.